Amore senza bugie di Fulvia Cigala Fulgosi e Dorina Di Sabatino. Intervengono insieme alle autrici Francesca Penta, psicologa clinica e psicoterapeuta, e Clara Pistolesi, dirigente scolastico. Modera il giornalista Gabriele Ametrano. Allora, buonasera a tutti. Facciamo intanto un applauso di incoraggiamento a chi dovrà parlare. Allora, questo libro ha più parti. La prima parte tocca quella che è la storia, non la storia di una narrazione, ma proprio la storia. Si parte dalla preistoria fino ad arrivare ai giorni nostri e c'è qualcosa che qualcuno non sente? Ora si sente bene, mi sembra? Ok, allora, la storia e la situazione uomo-donna nella cultura, nelle varie culture del tempo, soprattutto le culture che insomma hanno dato un po' un imprinting al percorso umano. E si comincia proprio da qui, noi cominciamo a parlare di questo, cominciamo ad ascoltare che cosa è successo, per poi andare pian piano a quello che è un po' il centro della questione, è questo amore senza bugie, e poi svegliamo che cos'è. Cominciamo quindi con Clara a parlare della storia, il percorso. Basta il nome. Allora, buonasera a tutti. Io inizierei prima di tutto ringraziando le due autrici e la casa editrice per aver deciso di ripubblicare questo libro. Io lo comprai nel 2000, alla prima edizione, e lo trovai veramente molto molto importante, perché andava a colmare un vuoto, un grande vuoto che c'è nelle conoscenze degli adolescenti riguardo alla sessualità. Nella gran parte dei casi i ragazzi ne sanno qualcosa di sesso attraverso i compagni, attraverso internet, ultimamente c'è questa fonte incredibile, però le loro conoscenze sono naturalmente fatte di dicerie, di cose riportate, ricche di timori, anche a volte infondati, falsi. Ecco, questo libro contribuisce a fare chiarezza ed è importantissimo per questo. Io in particolare, Gabriele non l'ha detto, ma sono stata invitata perché per lavoro faccio la dirigente scolastica. Quindi ho a che fare tutti i giorni con adolescenti che sono in crisi. Sono in crisi e naturalmente vengono da me, i genitori loro, a raccontare di difficoltà scolastiche. Però nella quasi totalità dei casi io capisco, anche se poi non ho molti strumenti per intervenire, che dietro a queste difficoltà scolastiche ci sono in realtà difficoltà legate al passaggio dall'età, diciamo, puberale all'età adulta, e quindi tutte le trasformazioni e gli sconvolgimenti che questo comporta. Un corpo in tumultuoso cambiamento, mentre un'immagine, un'identità interna che si deve formare e che si forma con grandissimi problemi, insomma, non è semplice diventare adulti. Si vive la propria immagine esterna molto spesso come inadeguata, goffa, brutta, e a volte non è assolutamente vero, cioè è palese che quello non è, eppure molto spesso il ragazzo se la sente così. È perché probabilmente all'interno, a livello più profondo, l'immagine interna è ancora incerta, ancora fragile, e quindi la difficoltà. Ho detto che è un libro per gli adolescenti. In realtà con questa nuova edizione è diventato un libro per tutti, secondo me. Prima di tutto perché è stato aggiornato, è una versione aggiornata. In secondo luogo per questa copertina, che è davvero bellissima, disegnata da Massimo Fagioli, con queste forme in movimento, questi colori. La parte in alto
vi riprendo una cosa che ha scritto Massimo Fagioli sul Left dell'8 marzo. Le due strisce ondulate che si muovono come bandiere per una brezza marina che forse viene dal Medio Oriente. Il mare che va a riempire il cielo per togliervi ogni ombra di spiritualità. Questo è mio, però è sembrato attaccato alla citazione. Allora, e poi volevo aggiungere anche un'altra cosa su questa nuova edizione, che in realtà si è legato all'Unità, a questo quotidiano della sinistra che recentemente ha festeggiato i 90 anni della sua storia, perché nel fascicolo che appunto è uscito qualche giorno fa per celebrare i 90 anni, nella parte posteriore della copertina c'era proprio la locandina di questo libro. E praticamente mi è sembrato un legame tra il quotidiano più rappresentativo della sinistra e questo libro che si inserisce a pieno titolo in un filone di informazione atea e di sinistra. Allora, io parlerò appunto della prima parte. La prima parte è quella storico-culturale. Trovo che questo libro sia una sorta di manuale. Scusate, dovrebbe probabilmente essere adottato nelle scuole, perché percorre, come diceva Gabriele, è come un filo rosso dalla preistoria ai giorni nostri per farci, aiutarci a capire come la religiosità, affiancata da un approccio razionale alla conoscenza, abbia condizionato e abbia in qualche modo impedito una ricerca sulla sessualità e sulla donna, sul rapporto uomo-donna. Un grande pregio di questo libro, secondo me, è proprio il fatto che ad ogni pagina ti viene voglia di approfondire, di cercare, di andare a rileggere altre cose. È veramente una miniera, ecco, di stimoli e di approfondimenti. Partirei da quello che loro pongono all'inizio come un interrogativo e un'ipotesi interpretativa. L'interrogativo è: come è nata l'artificiosa distinzione dei ruoli tra maschio e femmina che ha impedito di vivere la sessualità nella sua dimensione di fantasia e creatività? E l'ipotesi che loro fanno, non verificabile perché non vi sono sufficienti reperti archeologici a supportarla, è che l'umanità primitiva vivesse la sessualità senza angoscia, con libertà e immediatezza. Questa ipotesi può essere avvalorata dai graffiti ritrovati nelle grotte di età paleolitica e da quelle sculture come ad esempio le Veneri Steatopigi o le Dee della Fertilità, che fanno pensare in realtà a un apprezzamento per la realtà femminile e a un profondo interesse per la nascita umana, per il mistero della nascita. C'è un libro di Maria Gimbutas, si chiama Il linguaggio della Dea, che potrebbe essere utile per approfondire. Le autrici aggiungono anche una frase molto suggestiva. È suggestiva l'ipotesi che l'arte rupestre sia originaria creazione femminile. Da questo primo interrogativo si sviluppa questo percorso molto intrigante, di cui io tratterò solo alcuni punti. Il primo è l'affermarsi nella cultura della Grecia del VI secolo avanti Cristo di una concezione fondamentalmente misogina. Alla donna non viene riconosciuta piena dignità umana, così come al bambino, allo schiavo, allo straniero. Ci dicono le nostre autrici, e qui cito: nelle pieghe della cultura greca si nasconde un sogno impossibile, fare a meno delle donne, defraudarle della loro unica capacità, quella di dare la vita. Un sogno che si concretizza nel mito di Atena, che nasce armata dalla testa del padre Zeus. Non a caso questa dea, vergine e guerriera, divenne la protettrice della città di Atene. Femmina sì, ma creata da una mente maschile. Le autrici accennano alla concezione della donna che permea le tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide, nelle quali, e anche qui vorrei fare una citazione, le figure femminili, eroiche nella ribellione al loro destino di inferiorità,
alla fine sono inesorabilmente sconfitte dalla legge maschile, quella legge dei padri su cui si era edificata la struttura sociale della polis. Ma è soprattutto nelle opere di Platone e Aristotele che le autrici intravedono le basi concettuali di questa misoginia. La donna è un maschio mancato. Esiste un unico genere, quello maschile, e la donna ne è una malformazione, uno scarto della natura. Queste concezioni, Platone e Aristotele, come potete ben pensare, influenzeranno tutta la cultura occidentale dei secoli successivi. Scusate, ma devo bere. Centrale poi è il passaggio dall'epoca pagana a quella cristiana. Con San Paolo la nuova religione elegge a dogma il nuovo ideale della castità e verginità. Con la concezione del peccato originale identifica la sessualità con il male. Prescrive rigide regole affinché sia praticata solo con il fine della riproduzione. Le opere dei padri della Chiesa del IV e V secolo d.C. rendono ancora più pesante il carico teorico e dogmatico. Per Tertulliano la donna è la porta del diavolo. Origene si dice fosse talmente ossessionato dall'idea della sessualità come peccato da evirarsi da solo. Agostino giustifica dottrinalmente la condanna della sessualità, conseguenza e mezzo di trasmissione del peccato originale. E qui cito ancora le autrici. Il vero peccato per lui, per Agostino, non è solo l'atto sessuale in sé, ma il coinvolgimento dei sessi, dei sensi e delle passioni nella sessualità, che viene legittimata solo dal fine procreativo. Dobbiamo quindi sfuggire, egli dice, alla malattia del desiderio, che ci renderebbe come le bestie, con l'intenzione rivolta al fine libidinoso. Dal Medioevo, segnato dalle eresie e dai mistici, si passa al rinnovamento culturale che si verificò in ambito letterario con l'amor cortese, al soffio di novità che nel periodo rinascimentale si avverte con le ricerche anatomiche di Leonardo, con le scoperte di Falloppio sugli organi genitali femminili, con le ricerche dei medici Cornelio Agrippa, che afferma l'uguaglianza degli uomini e delle donne, e Paracelso, che riconosce il suo debito di riconoscenza verso le guaritrici e le erboriste, quelle che poi erano considerate streghe, e poi con le opere di Ariosto, Machiavelli, Shakespeare, Giordano Bruno. Nel 600 la Chiesa definisce meglio la sua posizione sull'aborto, che finora era consentito nel primo periodo di gravidanza. Comincia a circolare la tesi che l'anima sia infusa nell'embrione fin dal suo concepimento. Nel 1679 un decreto di Innocenzo XI prescrive che l'aborto sia sempre e comunque un omicidio. Faccio un grande salto, arrivo all'Ottocento, che le autrici ripercorrono attraverso i fondamentali movimenti di pensiero, dal marxismo al movimento delle suffragette, al decadentismo e al positivismo, all'insorgere delle teorie razziste, al nascere della psicanalisi, con la storia di Anna Oh e del dottor Breuer. Questo libro dedica un capitolo alla teoria freudiana, il cui fondamento è nell'idea che l'inconscio sia originariamente perverso e inconoscibile. Non c'è creatività nella sessualità, che per Freud è solo un rapporto meccanico e ripetitivo, in cui tutto si esaurisce in una scarica masturbatoria, che deve essere contenuta all'interno delle regole del matrimonio e finalizzata alla procreazione. Il destino dell'uomo è l'identificazione con il padre dopo aver superato il complesso edipico, e quello della donna è l'identificazione con la madre odiata. Il rischio sempre presente è che l'equilibrio faticosamente raggiunto venga messo in crisi e il ritorno a fasi infantili della libido scateni gli impulsi sessuali più caotici e perversi, aggredisca l'io razionale e porti alla malattia mentale. Una citazione da Freud: la vita sessuale della donna è il continente oscuro della psicanalisi.
Dopo aver ammesso che è un continente oscuro, però ci dice che non ha il pene, e per superare l'invidia e il senso di castrazione non le resta che la maternità. Il bambino riempirà quel vuoto originario e darà senso alla sua vita. Non possiamo noi non rivoltarci contro la mostruosità di questo pensiero. Se così fosse, la donna non potrebbe mai accettare che il figlio cresca e si separi da lei, perché significherebbe ricadere nel vuoto originario. Scusate, ma devo bere. Amore senza bugie dedica al Novecento un'ampia trattazione, delineando i principali movimenti artistici, letterari, filosofici, politici che ne fanno un periodo di grandi cambiamenti. Dalle speranze deluse della rivoluzione russa, dove le trasformazioni volute dalla Kollontai, legalizzazione del divorzio, della contraccezione, dell'aborto e delle libere unioni, queste trasformazioni furono presto cancellate dal moralismo di Lenin e più ancora da Stalin, preoccupati che l'anarchia sessuale potesse minacciare la solidità della famiglia, per arrivare ai movimenti fascisti e nazisti che consideravano la donna solo per la sua funzione di procreazione. Per la politica nazista, ci dicono le autrici, la donna era solo l'anello per la perpetuazione della pura razza ariana, ma anche il maschio doveva annullarsi come persona e sacrificare tutti i suoi affetti nell'obbedienza cieca al Führer, modello assoluto di virilità e di potenza. L'uomo marionetta nazista, privo di emozioni e sensibilità, è la rappresentazione più spaventosa della razionalità fredda e disumana a cui può arrivare l'essere umano. Le autrici mostrano le linee di fondo dei movimenti del dopoguerra, con le lotte per le conquiste femminili, il movimento del 68 e la cupa e ostinata reazione della Chiesa e di buona parte della classe politica per rifiutare qualsiasi cambiamento. Nonostante tutto, gli anni 70 hanno visto alcune conquiste fondamentali: il divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la legge sull'aborto, la contraccezione. I rapporti all'interno della famiglia e tra uomo e donna sono oggi certamente più liberi. La parità tra i sessi, anche sul lavoro, non è più un'utopia. La scelta della maternità è consapevole. Non c'è più la rassegnazione a un destino di infelicità in un matrimonio indissolubile. Le ricerche nel campo biomedico hanno permesso la fecondazione in provetta. Ma a fronte di questi indubbi progressi si registrano ancora, e in Italia più che altrove, resistenze straordinarie. La mentalità comune rimane spesso ancorata a concezioni tradizionali e retrive su cui la Chiesa fa leva per difendere tenacemente l'identificazione tra sessualità e procreazione, negando la contraccezione e la possibilità dell'aborto, avendo posto l'inizio della vita umana nel momento del concepimento. E rispetto a queste posizioni bisogna dire che non c'è stato nella sinistra la fermezza e la chiarezza di pensiero di affermare che l'aborto non è un omicidio, perché il feto è una realtà biologica e solo alla nascita si ha la vita umana. Oggi la legge sull'aborto è in molte città inapplicata e inapplicabile per le obiezioni di coscienza dei medici. Ho letto proprio in questi giorni un articolo su una ginecologa che per più di 20 anni ha reso possibile gli aborti al Gaslini di Genova, insieme a un collega, in una situazione di ostracismo e impossibilità di carriera, ma soprattutto una situazione frustrante dal punto di vista professionale. Immaginatevi, ogni giorno, tutti i giorni, per tutto il giorno, solo aborti. Adesso ha mollato, è passata a occuparsi di gravidanze e di parti. Il diffondersi dell'educazione sessuale nelle scuole, che tanto aveva preoccupato Benedetto XVI, che aveva rivolto un accorato appello all'Unione Europea perché venisse bloccata, è in realtà uno degli strumenti essenziali per favorire il cambiamento.
perché l'adolescenza è il periodo in cui ancora si riesce a incidere sulle credenze acquisite e a spingere verso una ricerca personale scevra da condizionamenti culturali e religiosi. Ho finito. Questo è... Scusate, ma l'emozione fa questo effetto. Dalle attività di educazione sessuale condotte dagli operatori dell'ASL nelle scuole fiorentine in questi anni, risulta che le domande poste dai giovani sono le stesse di 20 anni fa. Sono andata a fare un colloquio con la responsabile. Nonostante le trasformazioni avvenute a livello sociale, familiare, economico, culturale, queste domande sono state oggi raccolte in una piccola pubblicazione molto divertente che si chiama Sesso quanti dubbi, e da esse si vede una grave disinformazione, molta solitudine a fronte di un mondo degli adulti che evidentemente cerca di evitare il problema di parlare con i propri figli e delega alle scuole, alle istituzioni. In realtà le istituzioni qualcosa riescono a fare, ma non molto, anche perché stanno tagliando sulle risorse. Vorrei fare, se mi è consentito, anche un piccolo cenno al capitolo che Amore senza bugie dedica alla sessualità nelle culture primitive, perché mi è sembrato molto interessante. Dalle ricerche degli antropologi vediamo che è sempre la cultura a determinare i ruoli del maschio e della femmina, perché il bambino nello sviluppo della sua identità sessuale è influenzato dai modelli, dai valori, dalle credenze dominanti. Vi riporterei qualcosa dagli studi di Margaret Mead negli anni 30 su alcune tribù della Nuova Guinea che vivevano a poca distanza tra di loro. Ve li dico, gli Arapesh della montagna, popolo mite e pacifico, con una minima specializzazione dei ruoli nel lavoro e nella cura dei figli, vivono la sessualità in modo più amichevole che passionale. Tra il Mundugumor del fiume, feroce popolo antropofago, sia i maschi che le femmine sono violenti e asociali, e l'aggressività impronta anche i rapporti sessuali, che si riducono a un atto materiale, privo di investimento affettivo. Tra i vicini ciamburi del lago, le femmine sono attive nella produzione e prendono tutte le decisioni importanti, mentre gli uomini si dedicano all'arte e a rappresentazioni teatrali che costituiscono il fulcro della vita comunitaria. Tra loro non c'è antagonismo tra i sessi, ma i maschi si rivelano insicuri e dipendenti dal mondo femminile. Mi aveva colpito tantissimo questa storia. Anche i numerosi tabù diffusi nelle società primitive ci raccontano di culture che di fronte al mistero elaborano reazioni di difesa. Le mestruazioni, ad esempio, con il sangue che rappresenta l'essenza della vita, o il parto con il suo significato di potenza creatrice, provocano impurità nella donna. Tutto ciò che avvicina al sacro, al mistero, provoca angoscia e quindi viene tenuto lontano. È impuro e va sottoposto a cerimonie di purificazione per poterlo riavvicinare senza pericolo. Un altro antico tabù è quello della verginità. In molte società arcaiche l'uomo teme la donna ancora vergine, e la deflorazione è un atto rituale celebrato dallo stregone, protetto dai suoi poteri magici, e si svuota così di ogni contenuto affettivo, diventando un'operazione fredda e meccanica. L'attualità stranamente sembra collegarsi a queste concezioni arcaiche. È notizia di qualche settimana fa, non so se l'avete letta, che le studentesse di 14-15 anni di un liceo milanese, non si sa quanto rappresentative dell'intero universo adolescenziale femminile, cercano di liberarsi al più presto della verginità come di un marchio che rischia di estraniarle dal gruppo dei pari, e lo fanno con un misto di cinismo e di superficialità che le fa gridare il giorno dopo in classe: finalmente mi sono fatta sturare. Ma voglio ricordare anche la tragedia di 5-6 milioni di bambine che ogni anno in Africa e in Asia, purtroppo di nascosto anche tra le immigrate dei paesi occidentali,
subiscono proprio ad opera delle madri l'infibulazione, traccia persistente di pratiche tribali antichissime che sacrificano il sentire e il desiderio femminile. Mi avvio a concludere con le parole al tempo stesso rigorose e chiare di Amore senza bugie, che ci aprono alla speranza, e cito: la sessualità è assolutamente libera dalla necessità e dall'utile, non obbedisce come quell'animale alle ferree leggi della natura, ma è spontanea, creativa, inutile. Può essere svincolata dalla procreazione, non risponde a un impulso biologico, ma è frutto di una scelta e di un movimento interno. Ci si innamora di un'immagine, non di un corpo. Ma le attrici ci dicono anche che il cambiamento del rapporto uomo-donna, che non si riduca ad una superficiale libertà di comportamento, richiede un rifiuto netto e radicale delle ideologie millenarie di negazione della donna e della sessualità. E ci raccontano che questo rifiuto netto e radicale è possibile solo con una teoria nuova e rivoluzionaria, quella che Massimo Fagioli ha esplicitato per la prima volta nel 1972 con Istinto di morte e conoscenza, poi negli altri suoi libri e nella Ricerca dell'analisi collettiva, che dura da 39 anni. Prima di lasciare la parola a Francesca, che ce ne parlerà più ampiamente, vorrei concludere citando a memoria alcune frasi recenti di Massimo Fagioli, che colgono il punto centrale di questo cambiamento nella concezione della sessualità. Per riconoscere l'identità della donna bisogna separare la sessualità dalla fecondazione. Non si hanno rapporti sessuali per fare figli, ma si fanno figli perché si è in rapporto, si è in grado di avere una sessualità sana, quando fare figli corrisponde ad una realizzazione e non serve a riempire un vuoto o curare una depressione. Grazie. Tenetegli gli applausi anche per dopo, non è finita. Allora, dalla storia a quella che è un po' invece la tematica psicologica del percorso umano. La storia che ci ha detto adesso Clara, insomma, ci ha portato nel tempo ad avere dei condizionamenti culturali, e a pensarla, anche lui la pensa come noi, e questi condizionamenti, insomma, hanno dettato un po' la quotidianità del rapporto uomo-donna, del rapporto semplicemente della donna con la società, dell'uomo con la società. Francesca ci introduce a quello che è il percorso che ci ha un po' accennato adesso invece Clara, e arrivando a quella che è un po' il centro anche di questo testo, che è la teoria di Massimo Fagioli. Quindi lascio la parola a Francesca, tenetevi gli applausi per la fine della redazione, insomma. Io leggerò, che per me è più semplice forse. Allora, sono contenta di presentare oggi questo libro, completamente diverso da quello letto tanti anni fa. Una prima edizione, c'è scritto, aggiornata e ampliata. Un'altra edizione, una nuova casa editrice, dei nuovi colori e segni che ci parlano di un amore senza bugie. Un amore senza bugie, senza inganni, soprattutto quelli più nascosti. Il libro lo dice sin dall'inizio. Ancora silenzioso, chiuso, parla. Non può esistere nessun amore se non vi è il coraggio di immagini nuove, di nuove identità, di nuove ricerche. Di questo libro mi sono piaciuti diversi aspetti. Sicuramente nella prima parte l'accuratezza e l'originalità con cui le autrici denunciano di ogni epoca storica le false credenze sull'essere umano, come ampiamente e brillantemente Clara ci ha raccontato.
Mi basta, per riprendere il filo del discorso, riportare il pensiero presente in Platone e Aristotele, secondo cui non esiste alcuna differenza di genere. La donna è un maschio mancato, un uomo imperfetto, che l'immagina al negativo di quello maschile. I suoi organi sessuali sono uguali a quelli del maschio, seppur capovolti e rivolti all'interno. Esiste un solo genere, quello maschile, e il genere femminile è solo una malformazione, un vero e proprio scarto della natura. È evidente che in questo contesto del rapporto uomo-donna non si concepisce altra finalità che quella riproduttiva. La donna verrà nel corso dei secoli completamente annullata e nei casi migliori negata, donna casta, sessuata, idealizzata, unicamente vista come madre. L'uomo e la donna appaiono come due esseri inconciliabili, sebbene sembrino appartenere alla stessa specie umana. L'uno ne è l'espressione, l'altra il minus. Un lungo elenco di bugie, alcune molto insidiose, nascoste, troppo pesanti da togliere il respiro, altre piuttosto palesi e perfino ridicole, se non si pensasse alle conseguenze che hanno avuto. Anni, secoli di buio, una pazzia che rende incapaci di vedere e di pensare. Ma il messaggio che le autrici hanno voluto dare è un altro: la certezza dell'esistenza di quelli che definiscono spazi di libertà. È il loro filo rosso del libro. In ogni epoca storica, ci raccontano, sono esistiti degli spazi di libertà in cui uomini e donne con il loro pensiero hanno rotto gli schemi culturali del loro tempo, proponendo la loro personalissima ricerca sulla verità dell'essere umano. Poeti, artisti, scienziati, pensatori, geni poliedrici si affacciano tra le pagine del libro. Sono i nostri compagni di viaggio, quelli che ci ricordano che se loro hanno fatto ciò che hanno fatto, se in loro c'è stato ciò che avrebbe dovuto esserci, è perché gli esseri umani sono così. Questa è la nostra vera natura. Gli artisti, le nostre autrici, ci ricordano, spesso hanno pensato altro, disegnato altro, a partire, come raccontatoci da Clara, da quelle prime mani, probabilmente di donna, poggiate sulla tiepida roccia di una grotta scaldata dal fuoco. Prassitele scolpirà un'Afrodite capace, si narra, di far innamorare gli uomini. Leonardo ci sfiderà con la Gioconda e la ricerca dell'umano nel suo sorriso. Caravaggio ci racconterà le sue amanti, vere, reali, struggenti. Con amore psiche stanti, il Canova ci sfiderà con un'altra immagine ancora. Una donna che ormai immune dal sonno mortale renderà libera nel palmo del suo giovane amore la sua nascita, una farfalla. Questo libro parla di donne e uomini che da sole e rare volte insieme hanno sfidato l'oscurantismo mortifero della ragione e della religione, la violenza di quel credere senza pensare, la bugia delle bugie. Sfilano queste stelle, comete nell'universo della storia, stavolta a indicarci la nascita vera. Ipazia Coltebella e Giordano Bruno che provarono a sfidare la Chiesa, Abelardo ed Eloisa che dichiararono al mondo il loro amore. Scienziati come Leonardo, che con i suoi disegni accurati sfatò l'idea aristotelica della donna come brutta copia dell'uomo. Medici come Paracelso, che riconobbero apertamente il loro debito di conoscenza nei confronti delle donne erboriste e guaritrici, troppo spesso bruciate come streghe. E di tanti, tanti altri ancora ci raccontano le autrici, quasi a sottolineare che non siamo mai stati soli. Donne e uomini coraggiosi, una stella dietro l'altra nel buio dei secoli, a ribadirci che è possibile un amore senza bugie. Ma è solo alla fine degli anni Sessanta che compare un paradigma scientifico in grado di spiegarci perché gli esseri umani nascono uguali, sottolineano Fulvia Cigala e Dorina Di Sabatino. Il principale filo conduttore, lo spazio di libertà che permetterà alle autrici di spiegare le tematiche legate alla sessualità, lo troviamo dunque nella seconda parte del libro. È la teoria della nascita elaborata da Massimo Fagioli,
centrata sulla conoscenza della realtà del movimento dell'essere umano nel rapporto con i propri simili, dove viene proposta una rivolta non violenta contro la negazione delle verità evidenti dell'essere umano. Un altro riconoscimento che indubbiamente a questo proposito va fatto alle autrici riguarda la loro intelligenza nell'aver reso fruibile ai ragazzi, e non solo, alcuni contenuti fondamentali della teoria di Massimo Fagioli, per aver cercato un linguaggio semplice per indicare quelle realtà non materiali che la razionalità non riesce a pensare. Cogliere il senso di una ricerca, tradurlo, trovare le parole per presentarlo in contesti impregnati dalla mortifera cultura dominante, implica non solo impegno, intelligenza e coraggio, ma amore per la vita, per la verità, un amore senza bugie. Le autrici sono state molto chiare. Per poter parlare di amore devono partire dall'inizio della vita dell'essere umano. Parlano di nascita, di un fascio di luce che colpendo i nostri occhi, la retina, l'attiva. Ci rende umani, veniamo alla luce, si dice. Non vi è pulsione di annullamento, perché ciò che viene annullato è solo il mondo materiale, freddo, accecante, assordante. Fantasia di sparizione è la parola scelta dall'autore distinto, sparizione di questo mondo ostile, ma al contempo fantasia, capacità di immaginare che fa la memoria fantasia della realtà biologica esistita. Energia dunque che incontrando la materia si trasforma in pensiero. Il primo pensiero, la nostra prima immagine su di noi e sul mondo, la certezza di un seno buono, la inseguiremo per tutta la vita. Siamo salvi, non dobbiamo essere grati a nessuno spirito, ma a un raggio di luce. Non nasciamo autistici, ma un altro essere umano che cerchiamo. Non ci sono maschi e femmine, ma esseri umani, è importante ribadirlo. Nasciamo tutti uguali, tutti con lo stesso pensiero, la certezza di un seno buono. Alla nascita, dunque, scrivono le autrici, la realtà del neonato è pienamente umana. Non c'è nessuno spirito trascendente che scende dall'alto ad animarlo, perché l'energia dello stimolo luminoso che attiva la materia biologica e dà inizio alla vita. Non c'è nessun giungere dello spirito nella biologia. Il neonato, ancora prima di attaccarsi al seno, è già nel mondo con una propria immagine interna, un proprio io, che lo porta spontaneamente al desiderio del rapporto umano. Possiamo così sfatare la millenaria convinzione dell'inferiorità della donna, matrice di ogni razzismo, comprendendo che la differenza di genere non conta nulla, perché la diversità anatomica non incide sulla mente del neonato. La realtà umana originaria è identica per il maschio e per la femmina, e tale resterà per tutta la fase di allattamento. Le autrici ribadiranno più avanti. L'immagine interna è l'io che compare alla nascita, il nostro nucleo più intimo è un'amalgama di vitalità e fantasia, una dimensione originaria di sanità e di socialità uguale per tutti, che si consoliderà e arricchirà nel corso dello sviluppo, se non verrà intaccata e lesa dalle dinamiche di rapporto negative vissute nella prima infanzia. È una realtà interiore inconscia, difficile da spiegare e definire con le parole, che ci permette il contatto con noi stessi e con gli altri. Se troviamo questo filo diretto con il mondo interiore, anche la nostra realtà fisica, i gesti e i movimenti lo esprimeranno, e non ci sarà più disarmonia e contrasto tra ciò che siamo dentro e ciò che il nostro corpo manifesta. Il piccolo uomo dovrà percorrere una lunga strada, molto diversa da quella raccontataci nel mito di Edipo. Dovrà amare la madre per poi separarsi da lei, vedendola ancora più bella, completa, vedere il diverso da sé, trovare la propria identità sessuale nella fusione con un nuovo corpo in adolescenza e non riflettendosi nel padre. Identità che ci permette di sperimentare quegli spazi di libertà e forse di crearne nuovi. Identità che permette quella solitudine, quella ricreazione nella mente senza coscienza, che non è distanza dagli esseri umani, che permette quella certezza che ci fa reggere l'incertezza dei rapporti, che ci fa dire che non c'è assenza perché c'è quello che avrebbe dovuto esserci.
Identità che non va incontro a delusioni perché vede ciò che è. Identità che permette una ricerca di immagini sempre più belle, nuove e sconosciute. L'immagine interna dunque non è qualcosa di fisso, definito, ma in continuo movimento e si trasforma in rapporto alla nostra evoluzione interiore, alle nostre esperienze e alle infinite sfaccettature della realtà, perché la vita, vissuta sul filo della nascita, ci apre emozioni e conoscenze sempre nuove, ci dicono le autrici, e poi continuano. L'immagine interna, nucleo dell'identità sessuale, è il presupposto indispensabile per vivere il desiderio. Il desiderio va al di là del contrasto tra la mente e il corpo perché esprime un sentire psichico profondo che è fuso con la sensibilità fisica e movimento un gioco di immagini interne tra l'uomo e la donna. Va ben oltre l'attrazione fisica perché è legato all'intuizione delle qualità dell'altro e della sua ricchezza interiore ed implica la vitalità e la fantasia, la capacità di vivere gli affetti e di rischiarli. Desiderio. Ma cos'è il desiderio, ci domandiamo ancora? Cos'è questo incontro tra due esseri ormai uguali e diversi? Qui le parole non mi vengono in aiuto, è troppo difficile. Fantasia di sparizione della propria realtà non materiale che sparisce nel movimento dei corpi che è vita. Il corpo non ha più mente, ovvero la realtà non materiale del pensiero. Come se avesse creato la realtà biologica del feto nell'utero, cercherà di dirci l'autore distinto. Due strisce azzurre ondulate che si muovono come bandiere per una brezza marina che forse viene dal Medio Oriente, ribadisce il libro silenzioso chiuso. Fulvia Cigala e Dorina Di Sabatino proseguono nella loro ricerca. Cosa succede se il delicato confronto con l'altro fallisce? Cosa succede se viene persa la certezza di un seno buono? È scritto nero su bianco. Non esiste desiderio se non vi è una nascita, uno svezzamento e un'identità sessuale. Sembra essere questo il filo conduttore dei capitoli successivi. Dimensioni violente che hanno impedito il sentire profondo della nascita, l'indipendenza e la visione profonda dell'altro nello svezzamento, il reggere il sempre nuovo e diverso dell'identità sessuale, si tradurranno in storie deludenti, in non amori, in pazzia, spesso invisibile, che ha niente il vedere, il pensare. Nel rapporto interumano senza parola, l'anaffettività rende inesistente nell'altro la vitalità. E ancora, la pazzia non è cerebropatia, la sua causa sta nella negazione del pensiero senza parola. È perdita della capacità di reagire che fa la violenza dell'odio. E l'anaffettività è cecità che non vede nell'altro l'umano, ci sarà scritto sul Left del 1 marzo di quest'anno. Il libro prosegue descrivendo le dinamiche negative di coppia, identificazione, sadomasochismo, gelosie, idealizzazione, impotenza e frigidità, le problematiche insite in questi rapporti, carenze affettive nello sviluppo evolutivo, delusione del desiderio, difficoltà nelle separazioni, masturbazione e la negazione assoluta della sessualità. Sono storie dolorosissime di annullamenti delle proprie altrui dimensioni interne, di vissuti di fallimento. Quel mare del primo giorno di vita che prosciugato si mostrerà il deserto o si ghiaccerà in neve. Le nostre autrici ce lo raccontano, ci spiegano le fasi della vita, tutte le difficoltà che si possono incontrare, ma ricordano anche vecchie favole, miti, storie nate in diversi continenti, in diverse epoche storiche. Gli uomini, senza sapere, hanno sentito, si sono messi in viaggio, si sono raccontati. Da sempre hanno cercato l'altro, il diverso da sé, incuriositi, persi, spaventati. Da sempre, per un attimo, l'hanno annusato e poi perso. Poi, disperati, hanno inseguito qualcosa che si poteva solo intuire, la vita. Ma la favola che sempre, da sempre, abbiamo amato di più è quella di Amore Psiche. Forse per quella brezza marina che viene dal Medio Oriente,
forse perché racconta da sempre la nostra storia. In tanti ne hanno parlato, tanti l'hanno ricordata, alcuni hanno scritto bellissimi libri. La storia di una fanciulla che sembrava aver trovato il suo amore, l'invisibile presenza nel buio, ma che poi una notte lo brucia. Brucia il suo amore, quella piccola, piccolissima macchia d'olio, lo perde. Capiremo solo col tempo, non è una goccia d'olio, ci sono secoli e secoli di bugie in quella bruciatura, quelle due sorellastre, ragione e religione, che ci dicono che non possiamo sentire, non dobbiamo fidarci, nasciamo scemi, animali, dobbiamo osservare, capire, adeguarci a uno schema. La strada possibile è lunga, difficile, tutti dicono. Tante prove dovremo superare, sì che ce l'ha insegnato, dovremo ripercorrere le tappe della vita, in nessuna ci guiderà la ragione, in nessuna la religione, saranno i nostri compagni di viaggio, formichine, giunchi, aquile e torri ad indicarci la strada. Impareremo ad affrontare il mondo da soli e con gli altri, sentendo, vedendo, pensando. Ma solo Eros, il diverso da sé, da sempre presente, protetto da una roccia, potrà correre in nostro aiuto e risvegliarci dal sonno mortale. Con un bacio, dice la favola. Un bacio, oppure quella parola che, ricreando il suono del movimento, crea il pensiero, fantasia di sparizione verso le proprie realtà interiori che non sono verità umana, e crea un movimento invisibile dell'altra mente che diventa diversa, altra, ci dice ancora Massimo Fagioli. Solo allora psiche potrà porre la farfalla, una nuova nascita immune dalla malattia e dal contagio, nel palmo di amore. Ancora silenzioso, chiuso, il libro ci ha raccontato. Ora, nuovamente chiuso, ribadisce: non può esistere nessun amore se non vi è il coraggio di immagini nuove, di nuove identità, di nuove ricerche, di libertà, se non si è ciò che siamo, esseri umani. Ne avevate ancora tanti, se volete potete continuare. Allora, questa è stata la presentazione più accurata che io abbia mai fatto in questa libreria. No, insomma, grazie a Clara e a Francesca per questa relazione, insomma, di quello che è amore senza bugie. Non portatevi via i libri, per cortesia. Allora, amore senza bugie. Ora c'è il momento delle domande, immagino che qualcuno di voi le abbia, anche lui le ha. E, insomma, se avete delle domande potete chiederle, perché le autrici, come vi ho detto, sono qui con noi, sono qui sedute, potete alzarvi, magari vi prendete anche voi un applauso. Quindi potremo fargli delle domande. So che la domanda è sempre quella difficile, chi ha domande da fare, c'è qualcuno che alza la mano o no, quindi rompa, sì, forse sì, forse no, non si sa, però una domanda voglio farla io. Il libro è stato pubblicato, poi rivisto, poi di nuovo pubblicato a distanza di anni con versioni nuove, cioè non versioni nuove, ma è stata aggiornata l'edizione. Per quanto riguarda il discorso della teoria e comunque le parole di Massimo Fagioli, questa
approfondimento, insomma, della sessualità. Ecco, avete ritoccato anche quello? C'è stato comunque un cambiamento negli anni anche riguardo quel tipo di ricerca? Sì, in piccola parte sì, però non approfonditamente, perché la ricerca è talmente continua, profonda, infinita, che noi, mettendo nero su bianco, non eravamo in grado, ma poi anche non c'è mai un ultimo punto d'arrivo, quindi abbiamo confermato quello che avevamo già scritto nel 2000. E con sì, qualche piccola, direi, ma molto evocativa aggiunta su una ricerca che Massimo Fagioli sta portando avanti e che ci racconta al seminario dell'analisi collettiva, però ancora non possiamo tradurla, insomma. E quindi la cosa è aperta, però sicuramente nel passare degli anni, forse non soltanto sulla teoria, ma proprio anche su altri argomenti, o forse anche piccole cose però significative, c'è stato un movimento. Cioè sì, è diverso, anche se fondamentalmente è una ristampa, però qualcosa di nuovo c'è, a parte la copertina, che di per sé fa, cioè l'ha trasformato completamente. Poi è cambiato il momento storico, il movimento che c'è nella cultura, i rapporti con la sinistra, e anche nella scuola stanno cambiando delle cose tra mille e mille difficoltà. Il libro è stato un po' anche usato in varie esperienze, sia da me personalmente che da Dorina, ma anche da parecchie nostre amiche psichiatre, psicologhe, in alcuni esperimenti, in alcune esperienze di prevenzione per gli adolescenti, in cui il tema della sessualità ovviamente è fondamentale. E quindi sì, il movimento c'è, non sappiamo dove ci porterà. Insomma, questo libro è vero che è stato accolto già a suo tempo, ma ancora di più adesso, come un segnale di qualcosa che può e deve cambiare per i giovani soprattutto, ma anche per i più grandi. Poi non so se Dorina vuole. Bene, chi di voi ha domande? Eccoci. Primo coraggioso. Fate un applauso al primo coraggioso, visto che siete. No, ho sentito parlare della scuola, quindi come, diciamo, frequentatore della scuola, una domanda. In genere l'educazione sessuale è stata indicata, anche in particolare dalla sinistra, come, diciamo, la panacea da introdurre nella scuola per risolvere una serie di problematiche. Ora, a me queste due parole, educazione e sessuale, non è che mi sembrano molto abbinate bene, nel senso che l'educazione è qualcosa di un po' inculcato e la sessualità è qualcosa che dovrebbe essere un po' più libero, forse. Però ecco, ci sono esperienze in questo senso? Tu accennavi ora questo uso del libro che è stato fatto. Questo da una parte, e dall'altra cose che sono state accennate anche durante gli interventi, anche nel vostro libro, cioè sul discorso che quanto sia la conoscenza della sessualità in qualche modo vincolata, castrata dalla cultura di tante materie che vengono insegnate a scuola, dalle scienze che insegnano che non c'è differenza tra sessualità e riproduzione, ad esempio, oppure dalla filosofia che fa io ho seguito molti esami di Stato e
ultimamente l'esame di quinta vuol dire, cioè, parlare di Freud. In filosofia si parla di Freud, il maestro del pensiero, e questi ragazzi che parlano di queste fasi della sessualità quasi oscena citate da Freud. Leggevo prima, a proposito di internet e l'educazione attraverso internet, come il bambino polimorfo perverso da Wikipedia è definito che non ha un valore morale negativo, quindi uno che non, cioè la sessualità legata alla perversione, dice che non è negativo, vabbè, allora. E quindi la religione è stata sempre in qualche modo la materia cardine su cui si è incardinata l'educazione sessuale nella scuola. Ecco, si può fare qualcosa per cambiare, non dico i libri di testo, i programmi, ma insomma dentro la scuola è possibile avviare un discorso. Parlare di educazione sessuale nella scuola è veramente difficile perché l'educazione sessuale dovrebbe essere un discorso trasversale a tutte le discipline. E io che mi trovo sono un insegnante e lavoro in un liceo psicopedagogico, questo problema lo sento veramente molto forte, perché mi rendo conto che cioè, i colleghi, come dicevi giustamente te, lavorano sulle loro materie in un modo molto ideologico, quindi Freud è presente in tutti i libri di testo, dal libro di storia al libro di letteratura, filosofia, psicologia, quindi religione, quindi insomma è molto difficile uscire fuori da questa impostazione mentale, da questa cultura freudiana. Io addirittura, ecco, dicevo prima a Francesca, mi arrivano le ragazze a 16 anni, già hanno radicata questa cultura, quindi è molto difficile muoversi in questo campo. Io ho avuto, per dire, mi è stata raccontata l'esperienza di alcuni presidi a Roma che hanno avuto l'idea geniale di parlare di educazione sessuale nelle ore alternative alla religione, all'ora di religione. E questa educazione sessuale la facevano degli insegnanti di filosofia e di psicologia. Devo dire che l'esperienza, almeno mi è stato raccontato, è stata molto positiva perché i ragazzi riuscivano ad avere, ecco, insomma, dei contenuti diversi da insegnanti anche preparati nella materia. Un'esperienza interessante nella mia scuola è stata portata da esperti esterni, da psicoterapeuti, che appunto sono intervenuti nelle classi a parlare di queste problematiche, però come esterni, non come insegnanti della scuola. E questa è stata un'esperienza interessantissima perché i ragazzi erano coinvolti, interessatissimi, e finalmente hanno sentito un linguaggio, hanno sentito parlare di qualcosa che non era strettamente legato a questa cultura freudiana, a questo veleno della cultura freudiana. Quindi devo dire che insomma c'è molto da fare, però questi progetti che stanno organizzando anche molti psicoterapeuti della nostra ricerca sono molto importanti, e secondo me, e spero che diventino sempre, sempre maggiori. Ecco questo. Se ci sono altre domande? Altra. Scusate, su questo tema bisogna che innanzitutto la domanda senza risposta, cioè che cosa possiamo fare, io sinceramente non lo so,
progetti se ne fanno, per esempio nella mia scuola, che è una scuola di tipo liceale, grandissima, sono 1500 studenti, abbiamo un progetto che facciamo insieme con l'ASL, e tra la prima e la seconda facciamo delle attività di educazione alla sessualità e all'affettività, si chiama così, vengono degli esterni, degli psicologi, poi abbiamo delle psicologhe che fanno lo sportello, quindi ci sono questi progetti, non in tutte le scuole ho scoperto, parlando con la responsabile, vi ho detto sono stata in preparazione di questa presentazione, sono stata a parlare con la responsabile dell'ASL che si occupa dei progetti nelle scuole e mi ha detto, io pensavo che quello che si fa a noi venisse fatto in tutte le scuole, invece mi ha detto che no. Sono alcune scuole che hanno questi progetti, altre dove non c'è nulla, quindi penso che insomma sia un po' così dappertutto. E però rimane questa grandissima, questo interrogativo che fare il progetto, quindi dedicare 2-3 ore a discutere di queste cose sia meglio che niente, sicuramente, però sia comunque poco, perché poi i paradigmi culturali tradizionali passano attraverso l'insegnamento di tutte le varie discipline, quindi io ho fatto le stesse esperienze, tutte le volte che si va agli esami di Stato si scopre che la cultura in qualche modo è conservativa, si tramanda, ecco, e non so che cosa possa essere fatto per innovare, in qualche modo per dare uno stimolo, perlomeno di riflessione, uno stimolo. Gli insegnanti sono ben solidi nella loro formazione, non è facile dire guardate, ripensate alla figura di Freud, non è facile. Non so Gabriele che cosa ne pensa da questo punto di vista, è facile ripensare alla figura di Freud? Non in questo, non credo che sia così facile, soprattutto se si parla di scuola, poi io sono fuori dalla scuola da un po', quindi insomma. Non credo che sia facile, non credo neanche che sia facile, come chiedeva, far qualcosa o nell'immediato, perché credo che ci siano talmente tanti input che vengono poi ai ragazzi e non solo da scuola. Prima mentre parlavate pensavo anche alla famiglia, cioè di quanto la famiglia sia incidente nel pensare la propria sessualità. Però i genitori in moltissimi casi non sono preparati a cambiare gli schemi mentali che si hanno avuti dai propri genitori, quindi insomma lì si ritorna alla storia veramente, al percorso, e quindi credo che ci sia difficoltà. Certo, questo può essere, cioè la pubblicazione ma anche il parlarne, mi sorprende di quante persone comunque abbiano seguito la presentazione, perché comunque è il tassello che sgretola qualcosa, cioè voi siete coloro che uscendo di qui possono parlare ad altre persone, ora nulla di religioso, dovete leggere il libro e e parlarne, nel senso è comunque una possibilità di aprire a nuove visioni. Poi sgretolare fino alla fine questo muro, si spera che col tempo questa cosa si possa fare, con tutte le difficoltà che ci sono nella scuola, nella famiglia, insomma di sicuro questa comunque è un tassello che porta ad una tranquillità personale, ecco, una comunque un'identità, e questo magari ci può aiutare in tanti altri campi. Ora ho risposto alla domanda io, che devo invece proporvi. Dovevo proporvi. Allora, se ci sono altre domande, volentieri le autrici rispondono, altrimenti anche dall'alto. No. Sì, una domanda c'è alle vostre spalle. Però il microfono, un attimo. Predominante
No, forse si è staccato. Parlando di cultura dominante, naturalmente non si può fare a meno di pensare che la cultura della Grecia classica è comunque il costituisce comunque le radici fondamentali di tutta la cultura occidentale, di tutta la tradizione occidentale. Ne hanno parlato le autrici nel libro, ne hanno parlato le presentatrici, noi sappiamo della misoginia che c'è nella cultura della Grecia classica. Ma accanto alla misoginia c'è anche un problema di, che allora non era un problema, di omosessualità, cioè che si accompagnava in parallelo. L'omosessualità era vissuta liberamente, ma era addirittura considerata la modalità prioritaria, la modalità più importante nel rapporto in particolare fra maestri e allievi. Questa cultura si è tramandata ed è arrivata fino all'800-900 nella grande filosofia mitteleuropea e è andata oltre. Poi c'è un curioso aspetto che riguarda invece il nazismo, e non so se è una contraddizione oppure qualcosa che non riesco a afferrare io, ma nel nazismo noi abbiamo un rapporto con la donna che è lo stesso della Grecia classica, serve per fare figli, punto. Il rapporto sessuale serve per generare, punto. Non ci sono altre discussioni. Ma gli omosessuali, in qualche misura, credo 6-7 mila persone, sono morte nei campi di concentramento, quindi c'è una sanzione, una repressione, fino allo sterminio. È una contraddizione reale o c'è qualcosa che non capisco? Dunque, in effetti la domanda era complicata. Io credo che nella cultura nazista l'omosessualità era tollerata, non era naturalmente legale avere rapporti sessuali, però era tollerata. Nelle SA quello che sappiamo è che i rapporti omosessuali erano abbastanza frequenti. La cosa che poi siano stati anche sterminati, mandati nei campi di concentramento, è probabilmente da ricollegare a quella che era una concezione molto cinica e molto appunto razionale, per cui c'era l'angoscia demografica, cioè avevano paura i nazisti che la pura razza ariana tedesca potesse, loro pensavano potesse scomparire, quindi c'era un problema di difendere la crescita demografica della razza ariana tedesca. Per esempio, questo discorso si collega appunto a quello che pensavano sulla donna. La donna era vista come una vacca da monta, cioè una gallina procreatrice. Si calcolava 30 anni è il periodo fertile della donna. Come minimo devono fare 15 figli, ma come minimo, perché il rapporto sessuale strettamente finalizzato alla procreazione portava a un discorso di appunto naturalità, sessualità, rapporto sessuale, procreazione, quindi naturale. E quindi in questa visione addirittura avevano pensato, qualcuno aveva proposto che lo Stato dovesse proteggere lo stock nazionale delle ovaie. E quindi in questo senso il discorso dell'omosessualità, in particolare maschile, portava a dire se gli uomini non hanno rapporti con le donne non procreano. Quindi è probabilmente in questo senso che venivano poi sterminati, mandati nei campi di concentramento. Non so se avete da aggiungere.
Cioè, sì, infatti è così come ha detto Clara. No, dalla sua domanda mi è rimasto però come da aggiungere, ribadire il discorso al di là del problema dei nazisti, sul fatto della donna identificata nella sua unica funzione riproduttiva, che viene ben prima del nazismo, poi ha fatto suo in questa connotazione che tu hai ben precisato, però io credo che risale proprio alla notte dei tempi, ma in particolare all'avvento del monoteismo, quindi per paradosso proprio all'ebraismo, che della donna vedevano soltanto e unicamente la possibilità di fare figli per moltiplicare la razza, tra virgolette, ebraica. Naturalmente il discorso è ben più complesso, però quando lui ha fatto questa domanda mi è venuto in mente, quasi per paradosso, che il discorso è quello dell'annullamento della donna, che deve identificato con la materia, quindi con riprodurre la vita, ma la vita biologica, e non come se non fosse data alla donna una, più o meno consapevolmente, una vita psichica, una realtà, quella sua realtà interna, che invece proprio è stata annullata non a caso, perché per motivi storici, o forse poi si può fare una ricerca se anche legati alla realtà femminile, invece proprio la dimensione non cosciente in qualche modo è stata più patrimonio della donna nella storia, non nella cultura. È tutto qua. Allora, io credo che, ora, se non ci sono altre domande, avevamo dato spazio per le domande, la cosa più importante è che se non avete letto il libro, lo leggiate. Quindi, insomma, la presentazione vi ha dato tanti spunti di riflessione, tanti approfondimenti, grazie a Clara, grazie a Francesca, grazie alle autrici, e quindi credo che sia necessario, se non l'avete letto, di approfondire queste due parti interessantissime, quella storica, quella che invece si ricollega e approfondisce la teoria di Massimo Fagioli, e insomma portare, come si è detto prima, forse anche il diffondere la lettura per far capire meglio quella che è un po' la realtà di oggi della sessualità, non legarci a delle false teorie o delle teorie sbagliate più che altro. Io volevo chiudere leggendo queste quattro righe che Massimo Fagioli ha scritto in Realtà mentale umana e sessualità, il capitolo in Il sogno della farfalla. E dice: la sessualità è realtà umana, è rapporto interumano al massimo grado, che è rapporto uomo-donna. È ricerca, approfondimento, perfezionamento, realizzazione di un rapporto sempre migliore, sempre più bello, che fa identità e non la distrugge. Insomma, tornando a casa pensateci. Allora... grazie a tutti voi, insomma, di essere stati qui, grazie alle autrici, grazie alle relatrici e grazie all'Asino d'Oro che ci permette di leggere questi libri e che li promuove. E i libri naturalmente sono qui, le autrici sono qui se volete continuare a chiacchierare con loro, e grazie all'IBS delle presentazioni che fa qui, sempre splendide. La voce che avete sentito, questo cane, è il mio, si chiama Nanni, se volete, se volete conoscerlo è qui. Buona serata a tutti, grazie. Che carino.